studio tecnico legale Francesco Vitale, professionalità e competenza assicurate. Dal campo di Carciato ci ha raggiunto davanti alle nostre telecamere Italo Como, figura storica della, possiamo dire, della società sportiva Calcio Napoli. Italo, ti ringraziamo per la tua presenza e non so, com'è tornare ancora una volta in ritiro da leggenda, possiamo dire? Grazie a voi per l'ospitalità, buongiorno a tutti. Niente, com'è? È un ritiro. I ritiri, se rifletti, sono tutti quanti uguali. Lavoro, stanchezza, malumori, allegria, giochi, scherzi, sono sempre uguali. Io ne ho fatti tantissimi, ma comunque c'è sempre il calciatore che fa il gavettone, il calciatore che tira questo, che tira quello, che tira sullo spogliatoio, che fa la battuta. Sono sempre gli stessi. Una volta lo faceva De Napoli, prima ancora lo faceva qualcun altro, adesso ci sta. Adesso chi lo fa? Ma Insigne, che tiene su il morale dello spogliatoio, insieme a Reina, i quali sono due buon temponi e tutto quanto, quindi è una bella atmosfera. Possiamo dire, senza paura di sbagliare, che incontrano in te un valido alleato. Sì, indubbiamente, perché a me, scusatemi un attimo, sì, mi piace tantissimo partecipare a queste forme di goliardia, perché specialmente quest'anno che il ritiro è stato un poco più lungo degli altri, se non ti diverti e dai spazio anche ad altre cose, a socializzare con i colleghi, a stare bene, a una mangiata, una bevuta, perché un'inciucquata pure, perché magari qualche sera alzi il gomito più di tanto, però l'importante è che il giorno appresso siamo tutti operativi ed attivi. La sensazione tuttavia quest'anno è che l'arrivo di Sarri abbia portato una ventata di serenità, l'ha percepita anche tu? Ma Sarri ha portato una ventata, Sarri ha portato il suo modo di essere, il suo modo di allenare, che certamente io non faccio paragone con il passato è passato, il passato ha costruito, su quel passato si costruisce ancora, perché tu non puoi togliere da una piramide, togliere una base, una parte che hai costruito. La parte di Benitez è stata una parte molto utile, una parte che è servita, ci ha insegnato un sacco di cose, lui ha avuto modo di conoscere un sacco di cose della nostra città, della nostra regione, della nostra Italia, ha dato qualche cosa, a me ha lasciato parecchio, lo apprezzo, lo ammiro. Adesso abbiamo girato la pagina, Sarri ci sta dando altre cose, ci sta dando maggior impegno, una ventata nuova, un lavoro differente, più duro, più propositivo, più diciamo che mi aspetto qualche cosa di più rispetto agli anni passati. Qual è la fotografia più bella della scorsa stagione? Quella della scorsa stagione me la ricordo, la fotografia più bella di adesso la devo fare ancora. Questa, vediamo anche quasi una vena di poesia nella prosa del nostro Italo. Italo, in chiusura, proviamo a fare un punto sul mercato del Napoli. Ma vedi, fare il punto sul mercato adesso sarebbe un poco sbagliato. Io sto vedendo un malumore in giro, la gente che brontola. Io voglio ricordare a tutti quanti, alla vostra emittente, a tutti quanti, con la fine del ritiro non è chiusa la campagna acquisto, perché molta gente associa la chiusura della fine del ritiro con la chiusura della campagna acquisto. Non è vero, la campagna acquisto si chiude il 31 di agosto. In Napoli, cioè, noi abbiamo ancora un mese di tempo per... Ciao grande! Abbiamo ancora un mese di tempo per fare la squadra, per formare la squadra, per incollare la squadra, per completare questo collage. Quindi fiducia nella... Decisamente sì, perché io sono sempre convinto che il primo tifoso del Napoli, e i primi tifosi del Napoli, è il presidente con tutto il suo consiglio, con tutta la sua famiglia, perché se va male il Napoli, ci soffre di più non è il tifoso o io, ma è la presidenza, è il presidente e tutta la famiglia De Laurentiis. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Studio tecnico legale Francesco Vitale, professionalità e competenza assicurate.